Allora, mettiamo più microfono qua. Volevo parlare. Mettiamo basso questo. Volevo parlare della situazione in Italia di russofobia. Ora, vedete, anche l'America ha invaso altri paesi e ci sono tante guerre nel mondo. E non ho visto la stessa levata di scudi per l'Arabia Saudita nei confronti del Kuwait. E non ho visto niente del genere per guerre che avevano molto meno, diciamo, giustificazioni. Diciamo che quello che sta succedendo in Ucraina per la Russia è qualcosa di molto personale, e invece quello che ha fatto l'America in giro del mondo, in giro nel mondo, più che personale, è una cosa di molto attaccato ai soldi, cioè per motivi di espansionismo. Qui la Russia in questi anni dall'Unione Sovietica si è solo che contratta rispetto a enormi repubbliche dell'Asia centrale che sono andate via, si è disgregata senza guerra. La Russia non ha solo lasciato andare alcune sue repubbliche sovietiche, quindi parti integranti dell'Unione Sovietica, ma anche nelle zone di influenza questo spauracchio della Russia si è il patto di Varsavia è crollato. Io vorrei sapere se la NATO potrebbe crollare così facilmente. Dubito che la NATO possa disgregarsi senza una reazione molto forte. Vediamo, visto solo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che io ho salutato come una cosa positiva, e invece si è rivelato saltare dalla padella alla brace, nel senso sì, giustamente fuori dall'Unione Europea, ma non per collocarsi in modo autonomo, ma finire sotto l'ala degli Stati Uniti. E attualmente i due paesi più scagnozzi degli Stati Uniti sono il Regno Unito e l'Italia. Ora capisco il Regno Unito, capisco, insomma, sì, non giustifico, ma capisco, c'è una origine storica e linguistica comune. Ma che cazzo c'entra l'Italia? E perché l'Italia dovrebbe dovrebbe avere un interesse nell'attaccare la Russia? In realtà l'Italia attaccare anche in senso reale, perché mandare armi è una forma di mi chiedono se sono vivo. Quasi. Allora, l'Italia attualmente ha una politica che non corrisponde assolutamente agli interessi economici, geostrategici nostri. Noi siamo un fantoccio, e quindi noi parliamo tanto dello Stato libero e indipendente dell'Ucraina, che anche esso è un fantoccio, ma io penso che noi dobbiamo occuparci della nostra democrazia o mancanza di democrazia, perché c'è una... ancora non vengono arrestati i giornalisti, ma perché dovrebbero arrestarli? I giornalisti italiani per il 99% dicono e fanno quello che il regime vuole, e quindi perché arrestare i pochi che dicono qualcosa di diverso quando quello che dicono
non cambia la situazione ed è in parte irrilevante. Ricordatevi, quando qualcosa diventa può cambiare la situazione, non è più un paese democratico l'Italia. Trasmissioni televisive chiuse, bullismo mediatico contro chi la pensa diversamente, chi va in TV e minimamente neanche giustificare, ma capire quello che ha fatto la Russia, viene lanciato contro uno studio apertamente ostile, e mentre lui parla c'è gente che fa le facce, mentre loro quando parlano non c'è nessuno che fa le facce quando parlano i vari come quella parola, capoteatro, capoguitto, capocomici, che sono i conduttori trasmissioni televisive. Tant'è che oggi sono andato a una manifestazione che non aveva niente direttamente, poi indirettamente sì, ma direttamente a che fare con... Sì, certo, c'è stata un'invasione russa, è vero, fuori da un contesto non si capisce niente, perché se una persona avesse vissuto in Germania negli anni 30-40, probabilmente anche lo sbarco in Normandia sarebbe stato percepito come un'invasione americana. Sì, è vero. Quindi tutte le guerre sono uguali, tutte le guerre sono giuste, o qualsiasi guerra si può scatenare, è un discorso filosofico lungo. Ma presentare la Russia per quello che non è, cioè un paese che si sveglia con un dittatore pazzo da un giorno all'altro e per uno sghiribizzo invade un altro paese, perché insomma non si fa mai a cuor leggero una cosa del genere. La Russia, da quanto io ho seguito prima della guerra, ha cercato in tutti i modi di evitarlo, ma poi poteva pure anche evitare la guerra, ma sarebbe stato piegarsi completamente. Ma è chiaro che se tu paghi il pizzo alla mafia non c'hai problemi, se tu appassi la testa non c'hai problemi da un certo punto di vista, ma hai abdicato al tuo ruolo storico e la tua indipendenza, perché uno Stato enorme, importante, anche, non solo per estensione, ma anche per risorse naturali e per la sua potenza militare come la Russia, è proprio per questo è stato l'oggetto del fatto che gli Stati Uniti non possono permetterlo. Quindi qui c'è una lotta fra due visioni del mondo, una visione in cui l'America non può accettare altre superpotenze, quindi non potendo attaccare direttamente la Cina, cerca di lavorare ai fianchi la Cina e attraverso lavorando a fianchi la Russia, attraverso l'Ucraina, che è un paese allo sbando, in cui ci sono bande di nazisti che, nonostante ufficialmente non abbiano questa rappresentanza in Parlamento, ma nei fatti loro contano, e perché loro non hanno remore a usare certi mezzi, e quindi è come la mafia, conta, ma non è che il numero dei mafiosi è altissimo, però avendo quei mezzi influenzano. Quindi io questo volevo dire con questo nuovo microfono, magari mettendo i bassi, ecco qua, vediamo un po', adesso c'è una molta maggiore, vediamo un po', adesso c'è gain, troppo gain, allora no,
devo trovare anche la distanza dal microfono e quant'altro, e anche se usare questo, che la voce è sempre allo stesso volume più o meno, perché è compressa. No, dicevo questa cosa qui, io ho trovato per i russi che ho conosciuto qui a Roma delle persone assolutamente non rabbiose, non rancorose, decise, determinate, e io non ho sentito parlare male dell'Ucraina in quanto tale. Qui c'è un discorso, quello che sta succedendo non è una lotta fra la Russia e l'Ucraina, questa è l'immagine che ci vogliono dare. Uno, perché quasi, non tutta, ma certamente, adesso i dati precisi non lo so, ma almeno più di un terzo dell'Ucraina è storicamente e linguisticamente russa, e quindi domandiamoci come mai è andata a finire là, e perché i russi così cattivi hanno concesso all'Ucraina ampie zone di territorio, questi mostri che adesso giustamente, vista la situazione, vedete, tutte le nazioni tendono a parte l'Italia, che l'Italia siamo dei abbiamo abdicato a ogni forma di politica nazionale che abbia un senso, ma tendono a proteggere le loro minoranze, i turchi a Cipro, i greci sempre a Cipro, il fatto che noi abbiamo questa storia di Hitler che ha usato questo grimaldello per fare altre cose, quindi c'è questa idea che lui e Hitler, no, Hitler non ha non si è fatto mettere i piedi in testa per 8 anni avendo una zona del suo territorio che veniva bombardata, non è assolutamente così. Io credo che la Russia, io per anni ho domandato a me stesso come potevano essere così pazienti, e io credo che la Russia si stesse armando, si stesse credo che i russi non la volevano fare questa guerra e sono stati messi con le spalle al muro. Non chiedevano l'indipendenza del Donbass all'inizio, non chiedevano neanche la non annessione, e dico annessione per un motivo, dell'Ucraina all'Unione Europea, ma la non partecipazione alla NATO. Ora questo forse è l'argomento di un altro video, ma io non sto dicendo niente di nuovo, io dico quello che qualsiasi persona dovrebbe sapere se fosse in buona fede e sentisse anche le altre campane, oltre lo stridere, il gracidare, lo starnazzare di persone che sono ridicole, proprio sono ridicole. Dicono solo il mantra, la Russia ha invaso. È vero, ha invaso. Vedete, anche in un processo, una persona che molla un pugno in faccia a una persona ha il diritto di capire il perché, anche se è un reato in sé, ma è diverso mollare un pugno in faccia a una persona quando una persona si sta avvicinando a te con tono minaccioso. O una persona che se ne va per i cavoli suoi, che è ovvio che se no non si farebbero i processi, non ci sarebbe la difesa, ci sono situazioni attenuanti, anche situazioni che giustificano. Se questa persona per esempio si stava avvicinando a prendere un'arma per terra con la quale lui ti ha minacciato di uccidere, tu hai il diritto di dargli un pugno in faccia affinché questa persona non vada a prendere quest'arma, ok? E quindi negare le situazioni precedenti significa non capire, ok? Vabbè, questo io volevo dire,
Arrivederci.